Buonasera a questa serata di Dirette di Libri TV, benvenuti. Oggi è il 22 novembre 2013 e cominciamo appunto la virgola. Io sono Gianni Colacione e stasera volevo fare alcune riflessioni, suggerire alcune riflessioni questa ambizione con questi piccoli spazi di monologo relativamente a un fatto di cronaca recentissima che ha avuto ovviamente ribalte di tutti quanti i media, giustamente, che riguarda appunto un ciclone che è avvenuto, che si è abbattuto sulla Sardegna in questi giorni, nei giorni scorsi. Un ciclone, peraltro, denominato, non ho capito bene perché, Cleopatra, e che ha devastato metà dell'isola, provocando morti per ora 16 e un disperso, e un numero molto alto anche di, diciamo, di senza tetto, in pratica di sfollati. Ecco, questa è solo una delle tante catastrofi che in Italia si realizzano con cadenza irregolare, forse anche imprevedibile, ma provocando spesso morti e devastazioni. Per molte persone segnano delle vere e proprie svolte nella loro vita, sempre appunto che si riesca a sopravvivervi. In pochi minuti, molte certezze materiali che sono state il supporto di una vita, spesso magari già di per sé difficoltosa e magari anche piena di stenti per motivi appunto contingenti, queste certezze vengono spazzate via. È uno scenario devastante, ma anche psicologicamente è un trauma durissimo. Ovviamente parte la macchina dei soccorsi. Per fortuna in questi tempi, riguardo a quest'ultimo avvenimento, sembra, anche se di poco, più rapidamente di quella delle accuse e delle inchieste. Inchieste anche in merito alla tempestività delle segnalazioni provenienti dalla protezione civile dirette agli enti locali. Quindi diciamo che c'è molto in divenire, la situazione è abbastanza fluida, peraltro purtroppo in Sardegna il tempo è previsto ancora brutto e quindi anche per quanto riguarda il recupero, i soccorsi, si prevede, diciamo, certo una situazione ambientale non, soprattutto climatica, non favorevole. Comunque sia, data appunto tutta questa, diciamo, fase di polemiche e anche di ancora definizione delle conseguenze, mi sento di non opinare certamente su cosa appunto riguardo a cui gli accertamenti sono ancora in corso e peraltro forse saranno anche lunghi prima di stabilire se ci sono stati disservizi, ritardi e le relative responsabilità. Però certe riflessioni, più che altro domande, ce le possiamo porre perché sorgono da dati in qualche modo acquisiti. Come per esempio 16 morti, un disperso e centinaia di sfollati. Questo è un dato veramente molto molto grave. E prima tra tutte, ma non per ordine di importanza, ma sicuramente c'è l'eccezionalità dell'evento, che può apparire come un attenuante rispetto all'inadeguatezza di alcune costruzioni e alla collocazione di fatto pericolosa di alcune di queste. E però c'è subito da fare una distinzione. Per esempio, una cosa sono una riflessione a parte riguarda le abitazioni private, spesso sorte abusivamente, la cui collocazione ed edificazione, come accade in questi casi, è stata affidata purtroppo solo alla coscienza, all'inventiva e alla disponibilità economica del proprietario, del costruttore, senza una pianificazione, spesso senza conoscenze specifiche, dei pericoli di un errato, utilizzo del territorio. Abitazioni che molto spesso, sono state poi sanate da, condoni che si sono peraltro susseguiti nel tempo. E che non sono stati altro che l'acquisto dell'etichetta di legalità in cambio di soldi. C'è da chiedersi, infatti, se prima di ottenere tali condoni qualche tipo di verifica
da parte di un ufficio tecnico o di qualcosa di simile sia avvenuta verifica rispetto al rispetto di qualche requisito minimo per quanto riguarda la sicurezza, oppure si è verificata soltanto la ricevuta di un pagamento di un conto corrente. E quindi, come in qualche modo io peraltro ho sentito da alcune interviste che sono state fatte appunto sul terreno a caldo, se così possiamo dire, è poi così assurdo invocare per i danni di questo disastro la responsabilità anche di chi ha rilasciato quei condoni edilizi. E inoltre la domanda replicabile, poi penso all'infinito in Italia, è possibile che un sindaco si trovi nella situazione, come appunto ha dichiarato il sindaco di Olbia, di avere 16 quartieri abusivi sanati negli ultimi 30 anni? Le case non sorgono dall'oggi al domani e non mi pare peraltro che sia plausibile appunto che queste case siano visibili non quando sono in cantiere, e quindi appunto che quindi non si possa intervenire se veramente si sta edificando un qualcosa di pericoloso e senza una licenza edilizia, ma invece lo diventino solo quando drammaticamente si trasformano in cimiteri per gli abitanti. Un discorso a parte in qualche modo, e quindi un altro tipo di considerazioni, riguarda invece tutto ciò che è l'edilizia in qualche modo civile, quindi per esempio le strade. Ecco, la strada tra Dorgali e Oliena, nel punto in cui passava su un ponte, ha ceduto, inghiottendo una jeep della polizia che seguiva per scortarla un'ambulanza con dei feriti. È passata l'ambulanza, si è aperta una voragine e la jeep che seguiva gli è precipitata. Il risultato è appunto un morto, l'agente Luca Tanzi, e 3 colleghi feriti. Ecco, qui non si può, a mio parere, più considerare a parziale, ma neanche appunto a parziale attenuante, se così possiamo dire, l'eccezionalità dell'evento atmosferico. Una strada, come ogni opera edilizia civile, dovrebbe essere il frutto di una pianificazione, progettazione e realizzazione, e anche, aggiungo, manutenzione adeguate, che certo non trascurino di contemplare ampi margini di sicurezza necessari ad affrontare anche eventi atmosferici come quello che si è verificato nei giorni scorsi in Sardegna. Queste opere si fanno con soldi pubblici, quindi soldi di tutta la collettività, proprio come si dovrebbe fare per esempio un ipotetico ponte sullo stretto di Messina, e come in gran parte avviene per la TAV in Val di Susa. Peraltro, anche se con fondi europei, anche quelli sono soldi pubblici, soldi delle collettività, come sta avvenendo a Roma, utilizzo di soldi pubblici per la realizzazione della metro C e in tante altre parti d'Italia. Purtroppo per queste preoccupazioni, io quando sento parlare in Italia di grandi opere mi allarmo molto. Non sappiamo fare neanche le operine, forse siamo bravi soltanto per le operette, ma grandi opere, ecco, che poi se non vengono fatte in un modo decente, non vengono manutenute, fanno anche grandi danni. È un discorso simile, quello appunto che riguarda opere civili, opere che sono state costruite con soldi pubblici, quindi anche si presume pianificate e che dovrebbero essere manutenute, è appunto quello che riguarda appunto la manutenzione, riguarda le opere idriche, come i canali di drenaggio presenti appunto, tornando alla Sardegna, nella zona, e che pare appunto la cui scarsa manutenzione ha fatto sì che la distruzione dell'acqua arrivasse devastante anche dove non pioveva, quindi veramente delle inondazioni. Ci sono aspetti anche più vasti da prendere in esame, che meriterebbero anche conoscenze che non ho e che quindi segnalo giusto come spunti di riflessione, che ho ascoltato da, appunto, da alcune interviste. Uno di questi, per esempio, emerge dalle dichiarazioni appunto sempre del sindaco di Olbia, il quale afferma che
ci sono dei soldi nelle casse comunali, ma che non si sono potuti spendere a causa del patto di stabilità, non si sono potuti spendere appunto per intervenire per la prevenzione in questo appunto settore, nonostante appunto abbia fatto richiesta esplicitamente di poterlo fare al Premier Berlusconi e poi a Monti, mentre tutti i costosi interventi di emergenza e di ripristino saranno fuori da ogni previsione, sono fuori da ogni previsione e saranno assai ingenti. Come dire, una cura di prevenzione? No, meglio pensare subito al funerale che sarà faraonico. Ecco, certi meccanismi di economia interna secondo me andrebbero rivisti e forse sono conseguenza di altri meccanismi a livello europeo che ci vincolano. Insomma, la questione è da tenere sotto controllo nelle sue evoluzioni e in chiusura faccio solo un'altra riflessione che ho già fatto con voi in occasione di un'altra virgola, un po' di mesi fa, probabilmente proprio commentando un altro evento simile, però appunto mi sento di ripeterla. Spesso sento eminenti economisti che chiosano sulla situazione italiana, in particolare la situazione catastrofica e annosa del suo indebitamento, sostenendo che poi non è così drammatica se si considera la situazione patrimoniale delle famiglie. La situazione patrimoniale delle famiglie è quindi praticamente poi con una proporzione che è sempre un po' variabile, 70-80%, 85%, insomma, ma comunque una proporzione molto alta, vede appunto queste famiglie proprietarie di immobili e quindi supportando la tesi che la situazione appunto è meno grave, la situazione complessiva di indebitamento del paese è meno grave perché si può considerare questa sorta di proprietà un po' come una specie di garanzia della situazione debitoria nazionale. Beh, ma le case a garanzia del nostro debito sarebbero queste? Io temo che in molte parti d'Italia sì, cioè case, quartieri, interi nuclei urbani che possono trasformarsi, in men che non si dica, in cimiteri. In un'altra occasione parleremo anche di una situazione molto grave, ovviamente, che riguarda le pendici e del Vesuvio, dove sappiamo che prima o poi appunto vi sarà un'eruzione, non si sa quando. Ci sono molte abitazioni sulle pendici di interi nuclei urbani e anche lì ci sta qualcuno che pensa a sanare tutto. Io ecco, mi congedo da voi con questo monologo. Ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostiene e da sola sarebbe interessante, sarebbe molto utile che vi iscriveste, che ci sosteneste, ci stanno delle procedure per questo molto semplici sul sito. Ringrazio la regia di Donato Volpicella anche stasera come per le passate e passo a illustrarvi il palinsesto. Allora, dopo la virgola avremo alle 20:45, dovremmo avere, se non ci sono problemi, una puntata di Voci Radicali, una conversazione con Alessandro Massari, membro della direzione dei Radicali Italiani, condotta da Marco Marchese. Alle 21:15 abbiamo un'intervista intitolata Metterci la faccia, saremo in diretta a una conversazione con Alessandra Terragni, animatrice del gruppo a sostegno di Marco Pannella Ci metto la faccia. Ecco, già il titolo appunto l'abbiamo ripreso da questa iniziativa, vedremo di che cosa si tratta. Parleremo anche dei sit-in che si sono avuti davanti le carceri il 21 novembre scorso e la condurrò io. Alle 21:45 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, i commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. Alle 22:15 spazio Life, singolarità senza specie, così intitolata questa puntata di Spazio Life, conversazione con Antonio Volpe, redattore di Asinus Novus, Anima Studi, scrive appunto per la rivista Liberazioni. A cura di Giovanna Devetag, come di consueto questo spazio è curato da Giovanna Devetag, segretario di Parte in Causa, l'associazione radicale antispecista. Alle 22:45 a tavola con la psicanalisi, a cura di Giancarlo Calciolari, intitolata Dossier Freud, l'invenzione della leggenda psicoanalitica, di Michael Borch Jacobsen e un altro nome, Sonu Shamadasani, ma sarò sicuramente sbagliato nel pronunciarlo, Bollati Boringhieri 2012, la traduzione di Sara Sullam e Francesca Gerla.
alle 23.05 è prevista la fine delle trasmissioni, sperando appunto che non ci siano problemi ulteriori, problemi sulla linea, sulla banda o di altro tipo. Io restituisco la linea alla regia e vi do appuntamento a dopo. Continuate a seguire Libri TV. Grazie.